Familiar faces, worn out places, worn out faces, bright and early for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Hide my head, I wanna drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kinda funny, I find it kinda sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, I find it hard to take. When people run in circles. Nella serata di ieri è arrivata la triste notizia della morte di Gianni Minà. Il giornalista aveva 84 anni. Un breve post dei familiari sulla sua pagina Twitter ha annunciato la scomparsa dopo una breve malattia cardiaca. Ci lascia un personaggio straordinario, autore di storiche interviste, i grandi dello sport, della politica mondiale, del cinema. Si legge in questo messaggio, in questo tweet della famiglia: non è stato mai lasciato solo ed è stato circondato dall'amore della sua famiglia e dei suoi amici più cari. E ora siamo collegati con la nostra Giovanna Savini. Ciao Giovanna, che si trova a Villa del Rosario, la clinica dove è deceduto ieri sera Gianni Minà. A te Giovanna. Sì, buongiorno Eleonora, noi siamo proprio davanti all'ingresso della clinica Villa del Rosario, è la stessa clinica dove il 5 luglio del 2021 si è spenta anche Raffaella Carrà. Tu prima citavi il post attraverso il quale la famiglia ieri sera ha comunicato la morte di Gianni Minà, e c'è anche un ringraziamento a tutto lo staff di clinica, in particolare al professore Fioranelli, che hanno consentito alla famiglia e anche alle persone più care Gianni Minà di stargli vicino con la massima libertà e la serenità appunto di questo momento così delicato. Noi abbiamo cercato di parlare con i responsabili della clinica, per il momento c'è il più stretto riservo anche per quanto riguarda l'allestimento della camera ardente e i funerali di Gianni Minà, un personaggio appunto un simbolo del giornalismo italiano. Sono celebri le sue interviste iconiche a tutti i personaggi, le stelle ribelli del XX secolo, da Mohamed Ali a Fidel Castro a Maradona, a cui era legato da una profonda amicizia. Adesso stanno arrivando messaggi di cordoglio in queste ore da parte di tutti i colleghi, ma anche delle istituzioni, dalla Premier Meloni al Ministro San Giuliano, che appunto ha detto: perdiamo un uomo di grande cultura, quell'uomo che aveva portato in giro l'Italia i Beatles a bordo della sua 500, ricordiamo nel 65 quando appunto i Beatles arrivarono in Italia e lui li scortò a bordo della sua 500 per le strade di Roma. Ci sono tantissimi aneddoti appunto legati a Gianni Minà, che in questi ultimi tempi appunto aveva questa malattia cardiaca. Qui proprio in questa clinica c'è un centro specializzato in cardiologia dove appunto è stato curato. Lui negli ultimi tempi non si vedeva più in giro, però continuava a postare sui suoi diciamo social, da Instagram a Facebook, tante foto che lo ritraevano con i più grandi del XX secolo. Uno degli ultimi post, che risale proprio a qualche giorno fa, al 21 marzo, appunto, attraverso il quale lui ricordava Mennea. E tante erano state le sue interviste, la più celebre probabilmente quella durata 16 ore a Fidel Castro. Lui amava particolarmente l'America Latina, portava sulle spalle insomma questa America Latina, così hanno detto. E appunto un personaggio davvero che ha fatto la storia del giornalismo italiano, anche della RAI. Appunto si ricordano i programmi storici a cui ha partecipato, anche come autore, come Blitz e tanti altri. Certo, e non si può non ricordare Gianni Minà senza citare e rivedere un estratto di questa lunga intervista di 16 ore con Fidel Castro dell'87, 1987. A me incluso mi costava. Voglio dirti una cosa. Io addirittura ho fatto fatica ad accettare l'idea della morte del Che.
Dovessi ricordarmi. Molte volte ho sognato e a volte ho raccontato i miei sogni a qualcuno. Bene, ho sognato che stavo parlando con lui, che era vivo. Qualcosa di molto speciale. È difficile ancora adesso accettare l'idea della sua morte. Ma a cosa è dovuto questo? Secondo me al fatto che la sua presenza è sempre così permanente, ovunque, in tutto. In tutto. Morì lontano, a molte miglia di distanza dal nostro paese. Ma ripeto, all'idea della morte del Che è stato difficile adattarsi. Abbiamo Giovanni Minoli collegato con noi, buongiorno. E il suo ricordo, grazie di essersi collegato con noi. Il ricordo di una condivisione ampia durata tanti anni, una collaborazione che ha cominciato con Mixer. A Mixer Gianni faceva il segmento della musica e dello sport, e poi da lì io gli ho fatto fare Blitz, che è stato il suo vero grande successo. Al di là delle interviste che ha fatto, Blitz è stata una macchina di spettacolo unica nella storia della televisione, messa in piedi organizzativamente da Aldo Bruno insieme a Gianni Minà, e a Blitz sono passati tutti, assolutamente tutti, diciamo da De Niro a Cassius Clay, a Benvenuti, a Maradona, a Fellini. Insomma, era un grandissimo carosello di ospiti. Tra l'altro fu quello che lanciò la moda come spettacolo, facendo una puntata di Blitz famosissima con tutti i grandi stilisti dell'epoca, da Armani a Versace, Valentino, tutti. Era un grandissimo uomo di racconto, cioè lui raccontava con amore, con passione e con dedizione i suoi personaggi, era al servizio dei personaggi. Ha avuto un successo tremendo a Blitz, veramente una cosa spettacolare, che però la Rai si è dimenticata strada facendo. Minà è stato un grandissimo, uno dei tanti che la Rai ha fatto nascere, ma poi ha ucciso dimenticandoli. E questa è una colpa gravissima del servizio pubblico. Grazie a Giovanni Minoli, grazie di essere intervenuto con noi. Sono stati tanti grandi sportivi, al microfono Gianni Minà, anche l'indimenticato Marco Pantani, era il 1999. Ecco, e da quella mattina, Madonna di Campiglio, ti sei autorecluso in questa casa come un animale ferito, perché? Ma credo che non poteva essere che così. Sono circondato da un'infinità di giornalisti, di tifosi, di telecamere attorno al giardino, e quindi qui nel mio paese che non mi lascia sicuramente vivere né a me né alla mia famiglia. Quindi per me è un momento abbastanza difficile, abbastanza duro, dove i pensieri sono tanti che attraversano la mia mente, la mia testa in questi ultimi 3 o 4 giorni. Quindi credo che la casa forse è il momento dove ci si può rifugiare, forse, e cercare spiegazioni e così, insomma. Hai una grande rabbia in corpo? Ma rabbia e frustrazione, vergogna, sono diverse sensazioni che ho dentro. Il fatto che avevo vinto un Giro d'Italia, credo in maniera impeccabile, dopo tanto lavoro, trovarsi di fronte
un verdetto di questo tipo sicuramente è una lavata di testa e ci si trova di fronte a un muro che ti crolla addosso, un qualcosa che ti colpisce nel morale, nell'anima. Beh, insomma, poi questi sono anche documenti, no? Documenti storici, no? Perché poi dava del tuo ai potenti. Era uno scoopista, come si dice, un grande giornalista d'assalto, da grandi scoop, insomma, credo come pochi, forse come nessuno. E soprattutto un uomo di cultura. Io penso che qualsiasi giovane vorrebbe diventare un giornalista, e soprattutto un giornalista come Gianni Minà, che è un uomo che ha girato il mondo, che appunto ha intervistato le persone più inavvicinabili della Terra. E credo che certamente l'Italia oggi perde un grande protagonista. Poi sì. Ci tenevi a dire una cosa. Perde un grande giornalista, perde una persona di grandissima umanità e di grandissima generosità. E ricordiamo anche che alcuni anni fa fece anche un docufilm su Papa Francesco, Cuba e Fidel, che fu premiato poi anche in Canada. È una persona veramente di una grande sensibilità. Ecco, quando ci saranno i funerali, Giovanna? Non gliel'hanno detto. Sabini? Abbiamo notizia riguardo alla data dei funerali, sì, non sappiamo ancora, Eleonora sicuramente lo sapremo nelle prossime ore, e non è stata ancora appunto diffusa la data dei funerali, sappiamo dallo staff della clinica che all'interno ci sono appunto i familiari di Gianni Minà, la moglie Loredana, una regista che pochi mesi fa al Festival di Bari aveva presentato proprio un documentario sulla vita di Gianni Minà, la figlia Marianna che ha ereditato dal papà l'amore per l'America del Sud, per il Messico, e a breve probabilmente ci saranno notizie appunto sulla camera ardente e anche sui funerali. Allora grazie Giovanna, magari se poi ci dai qualche aggiornamento in più tardi durante la nostra